giustamente. Primo giorno al Ministero, quali saranno i termini di questo interim e come riformerà il Ministero dei Trasporti? Credo che ai cittadini non interessi minimamente di parlare di questioni tecniche interim, non interim. L'unica questione vera è che ci sono tante opere incompiute che vanno mandate avanti. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci sarà il nuovo ministro, ma in queste ore non perdiamo neanche un minuto per, non per inventarsi cose nuove, ma per terminare i lavori che sono già aperti. L'Italia è piena di opere pubbliche che vanno realizzate, semplicemente completate, non andando a indovinare e a inventare libri dei sogni, ma facendo bene quelle cose che devono essere fatte. E noi lo faremo, per qualche ora voglio dare il segnale però che non si perde neanche un minuto. Oggi è un giorno importante, tra qualche ora usciranno i dati dei contratti a tempo indeterminato che sono stati aperti, che sono stati sostanzialmente siglati nei primi due mesi dell'anno. Sono dati veramente sorprendenti, dimostrano una crescita a doppia cifra che il ministro Poletti nelle prossime ore individuerà e indicherà. E dunque è il segnale che l'Italia riparte. Siccome l'Italia riparte, è fondamentale che anche sulle infrastrutture non perdiamo neanche un minuto. Buon lavoro, bocca al lupo! Presidente. Che dice, Presidente? Draghi